In coscienza aliena, il videoblog con Marina Tonini. Questo è l'appuntamento numero 9 che arriva dopo il precedente nel quale abbiamo parlato dell'impegno personale. Ecco, dopo la pubblicazione del videoblog, ti sono arrivate anche tante comunicazioni da parte di amici che ti seguono su Facebook o su YouTube che in qualche modo andavano a ripercorrere alcuni discorsi che tu avevi fatto precedentemente. Ecco, tanti ti chiedono anche cose importanti, ti chiedono delle indicazioni su come puoi realizzare concretamente questo tipo di percorso. Innanzitutto, come ti senti in questo ruolo? Cioè, ti senti come una maestra, come una persona che ha qualcosa da insegnare? No, io cioè, vorrei che non fosse così. Ricevo molte mail in cui appunto le persone cercano un punto di riferimento, mi dicono io ti seguo, eccetera, eccetera. Diciamo che mi fa piacere che seguano il messaggio, però l'essenziale è una delle linee di guida di questo, diciamo, messaggio, di questo tramite che posso essere come proprio entità scelta magari nell'ambito di questo passaggio, come molte altre persone, è proprio, io credo che sia l'umiltà, quindi esula dalla parola maestro, non esiste, cioè è veramente un punto di riflessione che per chi fa questo tipo di percorso comunque cerca di in qualche modo trasmettere questa forma di risveglio, non deve essere assolutamente, non dico negato, però accuratamente evitato questo termine, perché comunque il messaggio è cerca te stesso, non cerca un maestro di fuori di te stesso, ognuno è maestro di se stesso. Ecco, come DJ Quantico mi viene in mente un titolo di un disco di Van Morrison degli anni 80 che si chiamava No Guru, No Method, No Teacher, cioè non c'è bisogno di avere nessun guru, nessun metodo, nessun insegnante. E pensi che questa sia una definizione giusta in questo momento per chi segue una propria riscoperta spirituale? Sicuramente la riscoperta di se stessi è molto soggettiva, appunto ognuno è la rappresentazione di tutto quello che è la sua esperienza, il suo cammino, il suo percorso di esistenza, quindi una riscoperta della coscienza del sé che è molto soggettiva in relazione a un tutto, che è tutto ciò che è, no? Il significato di questo percorso. Sì, credo che non ci sia bisogno appunto di un maestro se non come una luce che rischiara una direzione, perché magari è una questione di consapevolezza, quindi magari alcuni fanno dei passaggi prima di altri. In realtà, la verità, la strada della verità è unica per tutti, quindi sì, puoi dare una mano, puoi proprio accompagnare una persona che magari è nel passaggio. Però c'è sempre con assolutamente una forma di umile consapevolezza, perché io a mia volta avrò qualcuno che dovrà insegnarmi o indicarmi la strada. Quindi sì, diciamo una collaborazione, una comprensione, un aiuto che ci si può sempre dare l'un l'altro, ognuno mettendo a frutto i propri talenti. Ecco, l'impegno personale, tu dicevi, arriva dalla comprensione del concetto del sé. Ecco, ci puoi dare qualche delucidazione in merito? Cioè, cosa significa? Il sé è riscopribile solamente entrando dentro di sé, no? Proprio. Quindi come si fa a entrare dentro di sé? Bisogna essere presente consapevolezza di quello che rappresentiamo. Allora, questo non è un discorso ideale, è un discorso di sintesi senza riferimenti, ma in realtà dei riferimenti molto concreti che sono riscontrabili solo nel vivere assolutamente l'attimo presente. Cioè io sono io in quanto creo delle azioni nel mio presente immediato che danno uno spessore a quello che sono, cioè la mia scelta è quella di valutare che tipo di approccio devo avere con me stesso, no? Quindi lo spazio, il silenzio, la capacità di andare in profondità significa capacità prima di tutto di stare in silenzio senza avere ansie immotivate, perché ovviamente non siamo abituati ad ascoltarci, no? Quindi questo spazio di silenzio rappresenta per noi, come dire, una prova, perché dobbiamo entrare dentro e affrontare quelle emozioni che ci in qualche modo a volte ci destabilizzano.
queste emozioni sono solamente rinforzate da questo atteggiamento di, diciamo, di fuga, no? Per cui l'essenziale per avere un contatto con il sé, o comunque con la parte più esperita, con la parte più importante, più sintetica, il nostro significato più profondo, è quello di cominciare proprio dalle piccole cose, cioè cominciare dal vivere il presente in ogni attimo essendo consapevole. E questo si trasferisce ad ogni cosa che succede in una giornata, anche andando a fare la spesa, cioè il contatto che possiamo avere con l'altro, l'altra persona che abbiamo di fronte. In ogni attimo di questo rapporto noi possiamo mettere, diciamo, a frutto questa nostra posizione dell'essere presenti, no? Quindi una cosa più un'altra, più un'altra, più un'altra ci dà una metodologia personale che rappresenta poi il sé, cioè dipende poi i valori che attribuisci alla costruzione del sé sono molto personali, dipende dal livello di consapevolezza. Diciamo che generalmente se dovessimo scegliere una direzione per farlo più velocemente possibile, questa è mettersi proprio in relazione con se stessi, cercando di affrontare anche i momenti di solitudine, i momenti di inquietudine e sapendo che comunque fanno parte di un percorso che va affrontato, va risolto e ci deve portare a una sensibilità maggiore nei confronti del tutto e anche delle cose che viviamo. Chiaro che non è sempre facile, davanti ai problemi ognuno di noi, cioè, si ferma, si blocca, no? Però dobbiamo pensare che il problema di per sé non è basilare, cioè il problema si presenta, no? Però quello che noi viviamo male sono tutti i nostri pensieri in relazione a questo problema. Quindi dobbiamo imparare a vedere la nostra proiezione essenziale, cioè quella del nostro percorso animico, diciamo, e tutte le esperienze che ci accadono sono da vedersi in relazione a questo. Quindi, allora hai come sempre uno spazio dentro di te dove puoi rifugiarti e anche nel più grande dolore e trovare un po' di serenità e un po' di pace, no? E questo è il contatto con sé superiore, pampiato. Ecco, il concetto del sé, quindi noi siamo responsabili di quello che ci accade, noi in qualche modo costruiamo la nostra realtà secondo quello che ci hai detto. Questo mi ricorda un po' un termine abbastanza forte, se vogliamo, cioè l'anarchia spirituale, cioè in qualche modo ognuno trova il proprio percorso spirituale tramite un cammino che è molto personale, però come ogni anarchia di alto livello, è un'esperienza di responsabilizzazione forte, cioè se io sono il padrone di me stesso, devo in qualche modo tutelare innanzitutto me stesso. Ci può stare questo concetto dell'anarchia spirituale? Ma l'anarchia spirituale io la vedo più da riferirsi a dei dogmi, come, no? Nel senso, quando hai dei dogmi da superare, delle regole imposte, probabilmente la prima, cioè, azione istintuale che ti viene è quella di non voler sottostare a queste leggi, no? Però io credo che un minimo di rigore ci debba essere, per cui magari autoimposto, non è necessario essere anarchici, no? Perché poi diventa, diciamo, un po' compromettente questo termine, nel senso che anarchia sembra quasi non dover sottostare a nessuna regola, no? In realtà, se siamo arrivati al punto in cui siamo arrivati, è proprio per questo, perché comunque nessuno poi sottostava a nessuna regola in realtà, no? Quindi è diventato poi così, un essere alternativi. In realtà, si può anche essere anarchici avendo, diciamo, la coscienza di corrispondere a determinate leggi che non sono quelle che abbiamo vissuto fino adesso, cioè non c'è bisogno di anarchia, c'è bisogno di non appoggiarsi a leggi prestabilite che determinano dei preconcetti, delle credenze che poi non corrispondono a quello che è realmente una ricerca, diciamo, di tipo spirituale, no? La ricerca spirituale è molto soggettiva, cioè è per questo che necessita di comprensione, perché comunque una persona può non essere, diciamo, al tuo punto di evoluzione, quindi in realtà ha della strada da fare. Mi fa venire in mente questa domanda che mi hai fatto, un piccolo dibattito che è avvenuto, no, su Facebook, perché chiaramente, cioè, io ho un profilo, no, dove la gente pubblica delle cose e un po', insomma, mi sono un po' in qualche modo ho bloccato una certa situazione che era quella di
continuare ad inserire sul profilo centinaia di canalizzazioni differenti, centinaia di punti di vista, di visione spirituale relativi a questo momento, no? Questa è una forma come dire, di ansia da risposta, nel senso che cerchi ovunque su internet delle risposte che possano dare una soddisfazione a questo momento di sospensione, di ansia che stiamo vivendo. Ecco, secondo me questo è voler essere anarchici in qualche modo, nella maniera sbagliata, perché comunque, ancora una volta la tua attenzione è posta al di fuori, è posta a valutare se una canalizzazione è giusta o se è una bufala o se è sbagliata. La canalizzazione è un momento in cui una persona fa delle riflessioni e si mette in contatto col suo sé superiore, che poi rappresenti l'una o l'altra entità, questo non ha più di tanta importanza. L'importante è che il lavoro venga fatto interiormente, cioè le risposte sono dentro di noi. Essenzialmente la risposta principale di questo momento è siate calmi perché solo la calma può dare un'indicazione corretta di quello che è la nostra posizione come anime, no? Soggettive. E quindi non, qualsiasi fosse la risposta che viene dall'esterno, in ogni caso non riempirebbe quel vuoto che è dato da un non lavoro su se stessi. Per cui anarchia credo sia un po' una parola che giustifica, che sia un alibi per non prendere determinate posizioni, no? In realtà deve essere visto come uno sgancio da quelli che sono i preconcetti, le credenze, quello che ci è stato imposto, che è esteriore e un ritorno a quello che è il nostro valore intrinseco. Ecco, un'altra domanda, Marina, riguarda un po' quello che ci avevi raccontato anche nei blog precedenti. Tu parlavi di esperienze che in qualche modo decidiamo di vivere su questo piano dimensionale, quindi su questo pianeta, e in qualche modo queste esperienze sono dei test per noi, per la nostra progressione spirituale. Certo che spesso e volentieri diamo per scontato che questo percorso si sviluppi con più vite, con più ritorni, quindi con una serie di, chiamiamole così, reincarnazioni. Possiamo utilizzare questo termine, anche i messaggi che arrivano da Sirio, confermano questa cosa, che, le nostre esperienze in qualche modo si ripetono. Sì, si ripetono fino al momento in cui noi riusciamo a concepire in questa esistenza tridimensionale che siamo anche costituiti da spirito, quindi riconosciamo un valore aggiunto, diciamo, che è quello spirituale. In automatico questo valore aggiunto ci porta su frequenze più alte, che non sono più prettamente materiali, ma cominciano ad essere spirituali, cioè cominciano ad avere una visione sintetica del tutto e a metterci in rapporto con qualcosa di più grande. In questo momento cominciamo in qualche modo a staccarci della materia perché abbiamo coscienza dell'oltremateria e di conseguenza la reincarnazione a questo punto finisce perché abbiamo necessità di sperimentare delle vibrazioni più alte che non appartengono più al piano materiale ma ad un piano intermedio o spirituale addirittura. Per cui sì, la reincarnazione serve, è un ciclo di esistenze che serve all'anima, diciamo come punto di partenza c'è la materialità. Viene esperito un determinato percorso in cui l'anima riscopre se stessa e da quel momento in poi non ci sarà più bisogno di, diciamo, una realtà di esperienza tridimensionale. Quindi saliamo in vibrazione, saliamo in consapevolezza e ogni dimensione rappresenta la sua forma e quindi probabilmente non avremo più bisogno di esperire materialmente sul pianeta in questo caso e andremo da qualche altra parte. Ecco, a proposito di incarnazioni, ci vuoi raccontare brevemente qualcosa sui bambini Indaco? I bambini indaco, io l'ho vissuta personalmente questa cosa in realtà perché ovviamente adesso non è più bambino, ho un figlio che ha 23 anni, però è un indaco. I bambini indaco sono la nuova razza, adesso in questo momento si parla di bambini cristallo, non si parla più di bambini indaco, ma in realtà diciamo, la sintesi del concetto è la stessa, cioè sono bambini che appartengono già a un grado frequenziale, dimensionale più alto e quindi nascono con potenzialità che noi invece dobbiamo comunque sviluppare e quindi nascono già con questi talenti già espressi, per cui la loro vita si indirizza,
diciamo, più velocemente ad un tipo di percorso spirituale, cioè viene comunque spontaneo, è innato, già attivato, diciamo così, attivato. Ecco, l'ultima domanda in sintesi per riassumere un po' il discorso sul concetto del sé, ma c'è qualcosa poi in realtà concretamente, quotidianamente che possiamo fare per cercare di avvicinarci di più a questo concetto? Sì, quotidianamente, l'abbiamo già detto anche nell'altro video, quello che possiamo fare è appunto lavorare sul momento presente, no? Il momento presente si relaziona, diciamo, a noi come noi ci relazioniamo alle nostre emozioni della nostra giornata, quindi riuscire a, diciamo, indirizzare le emozioni nella direzione più corretta per poter fare un lavoro più completo. Trasformare le emozioni, cioè riuscire a essere come dei trasformatori coscientemente, arriva un'emozione, diciamo, non costruttiva, e la elaboriamo dentro di noi, la posizioniamo, cioè io in questo momento provo rabbia per questa situazione, so che comunque come abile pilota di me stesso e cosciente e consapevole entità, io faccio entrare questa emozione che è negativa e la mia risposta istintuale sarebbe di rispondere in maniera negativa. In realtà coscientemente la blocco, la osservo e sono capace di trasformarla. Quindi nel momento in cui ho una serie di emozioni che mettono, destabilizzano la mia energia, il mio essere, no? Il mio essere come armonioso, comprensivo, amore, essere amore poi sostanzialmente, devo riuscire a introiettare questa emozione e poi a lasciarla andare come se ogni volta io pensassi questa persona, l'altro da me, non sta volutamente ferendomi, ma in realtà lo sta facendo perché non è consapevole, e quindi riuscire ad essere maestri di noi stessi in questo modo. E questo atteggiamento è, diciamo, è come un qualcosa che si allarga a macchia d'olio, no? Perché sembra impossibile, ma in realtà è la chiave della nostra consapevolezza. Cioè io cerco di fare in modo che attraverso il mio atteggiamento di risposta cerco di cambiare, di trasformare la realtà, e questo avviene perché di solito, quasi sempre, nella persona che ti ha offeso, nel momento in cui tu rispondi in maniera, diciamo, sei riuscito a trasformare l'emozione e a riportarla verso questa persona in maniera, diciamo, meno traumatica di come l'hai ricevuta, si crea come una magia, no? Questa persona stranamente è come se rimane un momento come destabilizzata e poi si trova forse migliore di quello che credeva di essere, no? È un gioco, il gioco dell'amore poi alla fine. Quindi sì, è come invece di urlare, quando litighi, invece di urlare parli sempre più sottovoce, no? E parlare sottovoce alla fine dà più effetto di quello che è in realtà rispondere in maniera molto così istintuale, per cui un rapporto con il sé è proprio la coscienza di essere abili guidatori della propria emotività, e credo che riuscire a trasformare le emozioni sia l'unico modo per trasformare la realtà e per trasformare il mondo. Quindi chiuderei dicendo: trasforma le emozioni e trasformerai il mondo.